Era l'infiltrato di Dio fra i giovani, si definì una volta lui stesso, brindisino, classe 1990, un ragazzo in apparenza come tanti, fra scuola, amici, l'amore per la musica e una fidanzata, fin quando un cancro al cervello a soli 18 anni lo stroncò. Una vita breve, quella di Matteo Farina, ma lunga abbastanza per maturare una fede così solida e luminosa che forse un giorno la Chiesa lo proclamerà santo. Intanto, e non è poco, Francesco ne ha appena riconosciute le virtù eroiche, primo passo per la beatificazione, quando ci sarà anche un miracolo per sua intercessione. La santità non ha solo il volto austero di attempati uomini e donne, ma anche quello di bambini e adolescenti, santi, beati, o dei quali comunque è vasta la fama di santità. C'è Chiara Luce Badano, figlia spirituale del movimento dei focolari, beatificata 10 anni fa. Presto lo sarà anche Carlo Acutis, milanese, precoce genio dell'informatica e magari in futuro patrono di internet. Dall'antichità ad oggi ci sono le martiri giovanissime della purezza come Santa Maria Goretti, chi affrontò con incrollabile fede proprio la malattia che ne spense anzitempo la vita. Anche Francesco da ultimo ne ha incrementato la lista. Fra i santi da lui canonizzati spiccano i pastorelli di Fatima e il messicano José Sánchez del Rio, martiri appena 14enne della rivolta dei cristeros messicani negli anni 20 del Novecento.